Perché ha deciso di candidarsi con Zucconi? Ma intanto per un'amicizia personale molto intensa e molto lunga, ma soprattutto per la stima e la fiducia che nutro nelle sue capacità tecniche, professionali, amministrative e culturali per poter essere un ottimo sindaco per Camerino e per rilanciare questa città che ne ha molto bisogno. Secondo lei quali sono i punti di forza del programma? Ma io credo che il programma sia stato redatto con grande senso di realismo e quindi tenga conto non più delle vecchie polemiche che hanno lacerato Camerino e diviso Camerino negli ultimi anni, ma delle sue esigenze obiettive: realizzare rapidamente grandi opere pubbliche come il carcere, come le scuole, come le strutture sanitarie e la casa di riposo, che sono quelle che possono ridare immediatamente occupazione, energie ed anche un ruolo a Camerino nell'intero Alto Maceratese. Puntiamo l'attenzione proprio sulla casa di riposo, che è stata spesso motivo di dibattito. Qual è la vostra posizione? Ma la nostra posizione è che bisogna fare rapidamente una scelta e soprattutto che bisogna fare una scelta di qualità. E io credo personalmente, avendo realizzato quando ero sindaco a Gagliele quello che considero un gioiellino, perché ovviamente per numero di posti e per servizi è una delle migliori delle Marche, credo di poter dare anche in questo campo un contributo significativo. È una persona che stimo molto, con il quale ho collaborato e sto collaborando da tanti anni a Camerino, ormai 26 anni che ci frequentiamo, e la nostra passione comune sono le attività culturali, in particolare la musica. Abbiamo promosso insieme concerti di musica classica a Camerino. Conosco la persona, quindi conosco il prestigio che ha, il carisma, l'autorevolezza con la quale si pone anche nei confronti delle autorità pubbliche e la dinamicità del suo comportamento, è sempre aperto alle novità, per cui è stata questa un po' la molla che ha fatto scattare questa adesione, e poi il fatto di appartenere, di essere componente del direttivo del Circolo del Partito Democratico di Camerino e questa impostazione della lista di centrosinistra mi ha convinto molto, perché finalmente una lista che è sì trasversale, però che ha una forte connotazione politica. Secondo lei, quali sono i punti di forza del programma presentato da Zucconi? Ma direi la cura della città, ecco, l'amore per la città e la volontà di fare, di applicare un programma con la cura necessaria, con la consapevolezza di essere una città bella, ricca di storia, di cultura, e quindi tutte le azioni saranno volte a questo aspetto, e quindi curare nei minimi particolari la cura dell'arredo pubblico, incentivare il turismo, la fruizione dei beni culturali, i rapporti con le scuole, una diversa riorganizzazione del traffico, e dell'ambiente paesaggistico, che è splendido. Delle cose che purtroppo sono andate perse nel tempo, e quindi le bellezze naturali e culturali si sono un po' lasciate nel dimenticatoio. Dobbiamo avere più consapevolezza di quello che ha avuto l'importanza che ha avuto la città nella storia, e soprattutto l'idea forte di Corrado Zucconi, che è la riaffermazione di un circondario. Camerino come città di riferimento di un circondario piuttosto vasto, e quindi non una posizione, diciamo così, privilegiata, ma di apertura verso il territorio e di condivisione di alcuni obiettivi, che sono appunto quelli della apertura verso il territorio su questi temi che ho detto: la cultura, il turismo e i beni paesaggistici di assoluta bellezza. Rimanendo in tema di cultura nel programma non c'è, però qua c'è un teatro che ha ospitato anche grandi spettacoli in questo anno. Cosa ne pensate voi e come gestirete questo teatro? Beh, io in particolare gestisco un'associazione che organizza concerti di musica classica da 26 anni. È citato indirettamente il teatro in quanto contenitore del Festival Internazionale di Musica da Camera e di un altro evento importante che abbiamo citato, che è il premio Ugo Betti per la drammaturgia. Quindi quello sarà un contenitore. Io ho un'idea sul teatro. Innanzitutto bisogna trovare un logo e un marchio e presentare le attività che si svolgono a teatro con questo marchio, e presentare in maniera congiunta le eccellenze nell'attività dello spettacolo di Camerino, non scollegate tra loro, e metterle in rete, quindi tra loro e con il territorio. Già noi lo facciamo con il Festival di Musica da Camera, che è nella rassegna Terra di Teatri della provincia di Macerata,
e quindi presentare queste nostre rassegne in un ambito proprio ampio e per esempio sfruttando le mostre, le borse del turismo che si svolgono. Fino adesso l'attuale amministrazione ha ritenuto forse secondario questo aspetto, lasciando un po' all'improvvisazione, alla parte della comunicazione, che invece mi pare fondamentale da questo punto di vista. Questa lista è, diciamo, il frutto e il risultato di un progetto politico che le forze di centro-sinistra di Camerino hanno portato avanti negli ultimi mesi, e quindi il Partito Democratico, di cui io sono espressione, la sinistra e l'Italia dei Valori. E insieme, insomma, finalmente il centro-sinistra unito nella nostra città, attraverso le elezioni primarie, abbiamo appunto, cioè gli elettori delle elezioni primarie hanno scelto Corrado Zucconi come appunto candidato sindaco di questa coalizione. Quindi gli elettori hanno scelto e chiaramente risultato vincente alle primarie. Sicuramente gli abbiamo proposto di partecipare alle primarie perché tutti noi, e io per prima, lo reputiamo una persona di grande carisma, di grande carattere, molto bravo, molto competente, una persona che ha saputo, come vi dicevo anche prima, analizzare molto a fondo le problematiche che toccano la nostra città, ma non solo, soprattutto il nostro territorio. Mi piace particolarmente questa visione a lungo raggio che lui ha della nostra città, non chiusa fra le sue mura, ma aperta alla provincia, aperta al territorio, alla comunità montana, a quello che ci piace definire il circondario, diciamo, di questa città. E quindi una garanzia, cioè una persona che veramente dà una garanzia di rilancio, di rinnovamento, di cambiamento, che si allontana moltissimo, totalmente, dai passati schemi, dalle passate amministrazioni. E quindi una persona che, oltre a essere di centrosinistra, chiaramente è stata proprio convincente anche a livello di programma amministrativo, diciamo, della nostra città. Ecco, parliamo appunto del programma. Lei è molto giovane, quali sono i punti di forza di questo programma, secondo te? I punti di forza, secondo me, prima ancora del programma, il punto di forza è la squadra. Una squadra con 4 under 30, quindi con un certo anche, diciamo, coraggio per chi ci ha voluti in lista, per chi ci ha candidati. Molto coerente, con delle idee molto chiare, diciamo, parliamo tutti la stessa voce, siamo tutti molto, diciamo, vicini anche di pensiero e di opinioni. E quindi il punto di forza è la squadra, che poi vanta delle personalità, secondo me, importanti e molto buone. A livello di programma, secondo me, ecco un po' il punto di forza sono le politiche giovanili che noi proponiamo, che io e gli altri ragazzi, diciamo, under 30 ci proponiamo di portare avanti, il rilancio soprattutto del nostro territorio a livello turistico. La parte, diciamo, del programma che io ho approfondito maggiormente è stata proprio quella del turismo, e quindi voler rilanciare Camerino nel suo territorio, nel suo circondario, allacciandola a percorsi turistici anche di altre realtà, con la collaborazione dell'università, che è l'azienda, l'istituzione principale, ma anche con la collaborazione degli altri enti che lavorano in questo territorio, quindi comunità montana, comuni limitrofi, cooperative, aziende che aprono, diciamo, la loro attività in questo territorio. Quindi il turismo è una città di servizio, una città con, diciamo, una storia, una cultura importantissime, vastissime, e quindi secondo noi puntare sul turismo e quindi anche collegandolo al rilancio dell'economia e del commercio, che chiaramente è legato con il turismo in questo territorio.